Grazie. Scusate, ero un po' distratta, ero in conversazione con dei vecchi amici che non vedevo da tempo. Si approfitta di questi eventi anche per rivedersi un pochino tra noi. Allora, un saluto a tutti, un grosso in bocca al lupo, ve lo faccio adesso subito e ve lo farò prima di finire il discorso. Naturalmente noi siamo disponibili in quest'ultima settimana, che dobbiamo dare veramente una stretta per cercare di convincere soprattutto le persone che si sono, diciamo, disamorate al voto e che magari non hanno votato nessuno per tanti anni. Dobbiamo cercare di intercettarle e di far capire che quello che proponiamo forse è quello per cui loro hanno manifestato con il loro non voto, diciamo. E poi naturalmente in qualsiasi iniziativa noi possiamo essere d'aiuto, anche se, diciamo, noi non siamo molto conosciuti mediaticamente in quanto consiglieri regionali, perché non c'è lo stesso focus che c'è sui parlamentari. Comunque noi siamo disponibilissimi, siamo un po' saltellando di qua e di là per cercare di partecipare ai vari eventi su Roma, ma anche sugli altri comuni del Lazio che si stanno presentando ad elezioni. È un piacere essere qui, anche perché lo storico municipio ottavo, che per me rimarrà sempre questo il numero, anche perché con i numeri nuovi non ci azzecco molto, è sempre stato, diciamo, molto, molto vicino a me, insomma, a tanti di noi. Siamo sempre stati molto, molto collegati, abbiamo partecipato a tante cose insieme, per cui questo è un grandissimo piacere. È un grandissimo piacere vedere anche tutti questi giovani che si presentano come candidati portavoce presidente di municipio, e vederne alcuni anche per la prima volta. Forse ci siamo incrociati da qualche parte, però non mi ricordo. E io non vi voglio assolutamente dare una vena di ottimismo, perché naturalmente poi quando ci si trova dentro le istituzioni ci si rende conto che questa mala politica, questa mala amministrazione di decenni ha lasciato dietro di sé delle rovine indicibili in tutti, veramente tutti i settori. Si incontrano gli esercenti ed è un disastro, si incontrano gli agricoltori ed è un disastro, la scuola è un disastro, la sanità è un disastro a 360 gradi, però queste persone che sono ancora lì, molte di loro sono al loro posto e non ci possiamo aspettare altro che rifacciano di nuovo tutto quello che hanno fatto in passato, no? Perché le persone non è che vengono colpite sulla via di Damasco e ad un certo punto si mettano a proporre delle buone pratiche solamente perché conoscono noi del Movimento 5 Stelle. Questa è una speranza vana, anzi, come dicevo prima, qualcuno di noi finalmente hanno trovato un capro espiatorio da destra e da sinistra per prendersela, insomma, con qualcuno che sta cercando di portare veramente una ventata di novità, di cambiamento. E naturalmente questa cosa passa necessariamente attraverso togliere i privilegi a loro, e questa è una cosa che non vogliono né a destra né a sinistra. E quindi, dicevo, non sono qui a darvi dell'ottimismo su quello che troverete, naturalmente, perché quello che troveremo necessiterà di un grossissimo impegno per essere cambiato, ed è un impegno naturalmente che dovrà prolungarsi negli anni, perché questa volontà distruttiva che ha portato avanti delle politiche nefande a tutti i livelli, sarà molto più difficile, diciamo, da estirpare con le buone pratiche rispetto a quanto sia stato difficile poi metterla in pratica così come hanno fatto. Però diciamo che la cosa positiva è, vi porto la mia esperienza come gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Regione Lazio, la cosa positiva è che se facciamo veramente squadra, perché è il gruppo che è importante, il gruppo è importante a livello comunale, il gruppo è importante a livello municipale ed è importante a livello regionale e nazionale, per cui dobbiamo fare uno sforzo ancora un pochettino di più e cercare di fare gruppo anche per concentrarci sui vari obiettivi, per cui dobbiamo trovare insieme anche una modalità per rapportarci, per continuare a rapportarci e a fare gruppo tutti quanti insieme a tutti i livelli, perché naturalmente non è possibile che il Parlamento vada avanti con delle iniziative e la Regione non lo segua, o viceversa, diciamo, o il Comune che vada avanti con delle sue iniziative e la Regione magari
magari si pronuncia in maniera un pochino diversa, per cui dobbiamo veramente fare uno sforzo notevole e cercare di coordinarci. E poi vabbè, ci sono tutti i progetti in cui è coinvolto anche Davide Barillari, che è stato il nostro candidato portavoce presidente, che oggi non è qui perché stiamo insomma cercando di tenerlo un po' tranquillo, perché sua moglie è vicina al parto, per cui ci sarà anche questa bellissima notizia a brevissimo. E appunto non mi ricordo più che cosa stavo dicendo di Davide, però parto, che la moglie deve partorire. Sì, questa è stata l'ultima cosa, un applauso pure a questo, su questo punto qui. E sì, fare gruppo a noi è riuscito piuttosto bene, perché siamo in sette, perché siamo diciamo tutti noi molto con lo spirito del 5 Stelle, non sarà sempre così, non è sempre così, però insomma cerchiamo, noi che lo sentiamo molto fortemente, di portare avanti questa cosa e di essere contagiosi. No, dicevo di Davide perché lui è coinvolto in questo bellissimo progetto del Parlamento, la gente possa veramente partecipare. Ciao Marcello, alla prossima. Questo per lui sarà tipo il quinto evento giornaliero, poi ne avrà altri 4 o 5 presumibilmente. E quindi questo Parlamento elettronico ci consentirà di chiamare la collettività a dare un proprio parere sulle varie proposte, e quello sarà veramente la partecipazione, quella che noi auspichiamo, quella che noi sogniamo, quella che ci differenzia veramente da tutte le altre forze politiche. Allora forza ragazzi, crediamoci, andiamo fino in fondo, in questa settimana cerchiamo di dare il massimo per cercare di colorare tutta la città con le 5 stelle, 5 stelline già. Grazie a voi. Brava. Prenderà pensione, vitalizio, è vera? Ma vogliamo dire che ci hanno evitato questo dolore? Beh, perché loro cercano sempre di muoversi nei confini della legalità, ovviamente, quindi è molto difficile riuscire ad essere incisivi contro tutte le cose che fanno, per cui ecco, c'è solo la volontà che ci divide da quello che possiamo fare, e naturalmente dobbiamo cercare di fare in modo che i cittadini ci siano sempre molto vicini, perché in questo caso davvero l'unione fa la forza e la pubblica opinione può fare la differenza, insomma, per metterli al muro e costringerli alle loro responsabilità. Grazie a tutti. Grazie. Allora io